Buongiorno a tutti e bentornati in questo tutorial di DaVinci Resolve. Oggi vi parleremo della Delivery Page. Infatti, dopo aver importato le clip, montato il video, fatto la color correction e aggiustato l'audio, dovremo esportare il video per poterlo consegnare al cliente o caricarlo su YouTube, Vimeo o dove vogliamo. Quindi oggi scopriremo quali sono i migliori parametri per esportare i nostri video al meglio. Come potete vedere, abbiamo cambiato ancora una volta interfaccia. Partiamo subito da questa sezione, dove possiamo vedere tutti i vari preset per l'export già presenti in DaVinci Resolve. I preset sono solitamente snobbati quando si parla di programmi di montaggio professionali, ma bisogna ammettere che quelli di DaVinci sono veramente ottimi e che permettono di ottenere risultati più che soddisfacenti anche in ambito lavorativo. Il grosso vantaggio dei preset, infatti, è che hanno già impostati tutti i settaggi migliori per la piattaforma su cui vorremmo andare a caricare il video o per il programma di montaggio con cui andremo a fare un'eventuale seconda lavorazione. Per primissima cosa andiamo a ingrandire questa sezione cliccando su questo tasto. A differenza della Edit Page, non abbiamo più bisogno di vedere bene la timeline, mentre ci interessa è come vedere meglio tutte le impostazioni di export. Proviamo ad esempio a vedere come funziona il preset per YouTube. Dopo aver selezionato il nome, possiamo scegliere dove salvare il nostro file e la risoluzione. Passando al formato, noi possiamo scegliere tra il QuickTime e l'MP4. Il QuickTime è un formato leggermente più pesante, ma che permette di avere più qualità, mentre l'MP4 è ovviamente il più leggero, ma anche una qualità inferiore. Stessa cosa vale per il video codec. Personalmente vi consigliamo di utilizzare l'H264, in quanto è quello che bene o male viene accettato sempre da tutti i dispositivi al momento. Per l'audio codec, stessa cosa, vi consigliamo di tenere AAC. Nei preset di YouTube e Vimeo c'è anche la possibilità di caricare direttamente il nostro video sulla piattaforma, cosa molto comoda quando abbiamo poco tempo per pubblicare un certo lavoro. Se passiamo ad un altro preset, come ad esempio l'H264, vediamo che ci sono molte più impostazioni rispetto a prima. Ora, noi non staremo qui a spiegare ogni singola impostazione e formato, un po' perché sarebbe davvero troppo lungo e complesso, e un po' perché in realtà il parametro che andrà a influire maggiormente sulla qualità dei nostri export è, per l'appunto, l'impostazione Quality. Questo parametro influenza sia la qualità che il peso del nostro video finale, e con un semplice calcolo matematico potremmo prevedere anche quale sarà per l'appunto la dimensione del file. Passando da Automatic a Restricted To, possiamo scegliere per l'appunto la qualità del file secondo il metodo dei kilobyte al secondo. Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché non utilizzare sempre la qualità massima, e le risposte sono molteplici. La prima riguarda sicuramente lo spazio. Più è alta la qualità, più servirà spazio per archiviare quel determinato file. E se fate tanti video, potete ben capire come questo alla lunga potrebbe diventare un problema. La seconda cosa riguarda la compressione di piattaforme come YouTube, Vimeo e Instagram TV. Come abbiamo spiegato per Instagram in questo video, è molto meglio andare a comprimere il file già con il programma di montaggio piuttosto che fare questa compressione sulla piattaforma finale. Se alziamo dunque la qualità al massimo per caricare il video su YouTube, rischiamo alla fine di trovarci con un video molto più rovinato, piuttosto che ad un altro video che abbiamo esportato con una quality inferiore, in quanto viene meno compresso. La terza e la quarta risposta riguardano infine eventuali concorsi o clienti a cui volete mandare questo video. Per i concorsi spesso capita che ci sia un limite di tot gigabyte per ogni video spedito, e variando la quality andremo per l'appunto a modificarne anche la dimensione. Mentre per i clienti potrebbe servirci mandare una preview di un determinato lavoro in bassa qualità per una serie di motivi e poi di spedirgli in alta qualità il video in un secondo momento. La cosa molto interessante è che possiamo andare a esportare questi due file contemporaneamente mettendo in coda entrambi gli export. Per farlo andremo semplicemente a scegliere tutte le impostazioni per il primo export, quindi qui lo chiameremo Tutorial ACAM, Volume SSD, tutto quanto a posto, risoluzione Full HD. E qua segniamo, scegliamo il limite di 8000 kilobyte al secondo. Andiamo ad aggiungere alla coda di esportazione questo video. Eliminiamo quelli che avevo già esportato. E ora andiamo a fare un secondo export mettendo lo stesso video in Ultra HD e mettiamo il limite di 50000 kilobyte al secondo. Aggiungiamo il tutto alla Render Queue. Selezioniamo entrambe le timeline presenti nella Render Queue e clicchiamo Start Render. Ora DaVinci comincerà a esportare un video dopo l'altro. Questo può tornare comodissimo quando si sta lavorando ad una serie di progetti di giorno e li si manda tutti assieme in export la notte, ad esempio.
Un altro parametro che può tornare molto utile quando si utilizzano vari programmi di editing o si sta collaborando con persone allo stesso progetto è la possibilità di esportare le clip individualmente invece che con un unico file finale dopo l'export. Questo metodo può essere utilizzato anche per generare una sorta di file proxy, ma di questo ve ne parleremo meglio in un prossimo video. Mettiamo ora di star lavorando su un progetto molto lungo, non è in realtà questo il caso, e vogliamo esportare solo una piccola parte di questo progetto. Per farlo ci spostiamo quindi sulla timeline, selezioniamo il punto di inizio e schiacciamo la shortcut I per selezionare il punto di input, appunto, ci spostiamo al punto di fine e usiamo la shortcut O per selezionare il punto di output. Andando ora ad aggiungere il tutto alla render queue, andremo ad aggiungere solo questo piccolo pezzettino. Anche questa volta, se ne volessimo esportare anche un secondo pezzettino del timeline, basterà rispostarci nel punto di inizio, schiacciare la I, spostarci nel punto di fine, schiacciare la O, e andremo ad aggiungere anche questa secondo pezzetto di timeline alla render queue e potremo andare a esportarli contemporaneamente. Questa funzione di poter esportare più timeline contemporaneamente può essere utile anche quando stiamo lavorando per l'appunto su più timeline allo stesso tempo, quindi su timeline differenti. Se ad esempio nello stesso progetto sto montando 2, 3, 4 video contemporaneamente, mi basterà aggiungere alla coda di esportazione il primo video, che è appunto questo. Andare poi sul menu tendina sopra lo schermo e selezionare una seconda timeline, selezionare tutti i parametri di export e andare ad aggiungere anche questo alla render queue. L'ultima cosa che vi facciamo vedere, che riteniamo essere anche questa molto comoda, è la possibilità di salvare le impostazioni che abbiamo utilizzato per l'export come un nuovo preset. Basterà fare un clic sui tre pallini in alto a destra in questa colonna, schiacciare Save as new preset, dargli un nome e poi cliccare su OK. Nel momento in cui cliccheremo su OK vedremo che di fianco a Custom, che è appunto la sezione dedicata dove possiamo scegliere tutte le impostazioni parametro per parametro, ci sarà creato questo nuovo preset rinominato Acam. Bene, anche questo tutorial finisce qua. Nel prossimo studieremo la cut page, che sarà l'ultimo degli argomenti dedicati a DaVinci Resolve. Grazie mille per averci seguito ancora una volta, ci vediamo nel prossimo video.